Perché sì, molto facile. Ah, perché cioè, quello che magari viene spesso detto è che ci sono problemi col database, si fanno troppo più il database, bisogna ottimizzare il CPT4, si parla spesso dei problemi di ottimizzazione del front-end, del back-end. Però, in realtà, Steve Sauder dice che fra l'80 e il 90% del tempo di risposta di una pagina, quindi del tempo in cui si carica una pagina, viene speso sul front-end. E porta anche degli esempi, tipo per esempio questo è un esempio diciamo, un po' datato del febbraio 2012 e fa vedere in blu, diciamo un po' più scuro, nel colore più scuro, il tempo di risposta del back-end, che è essenzialmente quanto ci mette il server a fornire l'HTML, e tutto il tempo invece che ci mette il front-end a passare JavaScript, CSS, a caricare le immagini, via dicendo. E vediamo che comunque c'è una bella differenza, soprattutto per siti molto dinamici come ad esempio YouTube, ma ad esempio lo vediamo anche su Wikipedia, lo vediamo che essenzialmente è testo, tutto sommato. In più c'è anche da contare il fatto che un utente si aspetta di avere una pagina tendenzialmente entro 2 secondi. Se la pagina ci mette molto di più, dopo 3 secondi, fino al 40% degli utenti semplicemente se ne va. Questo, se noi lo calcoliamo, lo monetizziamo, comunque può essere un grosso problema per quanto riguarda le vendite e tendenzialmente per tutti gli obiettivi che ci proponiamo, che il cliente si propone per il suo sito. Vediamo, un delay di 1 secondo può portare a un 7%, una riduzione del 7% delle conversioni, a un 11% in meno di change view e un 16% in meno nella customer satisfaction. Quindi, ritornando alla domanda che ci siamo posti inizialmente, è importante ottimizzare le risorse del front-end? Beh sì, direi che è importante. Un breve escursus, come possiamo ottimizzare le risorse front-end? Diciamo, quali sono le best practice più accreditate? Anzitutto ridurre la richiesta HTTP, questo vuol dire che devo caricare meno immagini possibili, meno JavaScript possibili, meno CSS possibili. In secondo luogo, anche impostare le feature expires attraverso o comunque dei meccanismi, cioè il controllo della cache. Questo vuol dire che, per esempio, posso dire che il logo del sito, una volta scaricato nella cache, può rimanere nella cache, quindi il server, il browser non deve più cercare una copia fresca del server per un anno, per esempio, perché si spera che il logo di un sito non debba cambiare così tanto spesso. Inoltre, un'altra best practice è quella di minificare JavaScript e CSS e comprimerli con gzip. In questo modo riduciamo essenzialmente la dimensione dei file, tanto alla fine in produzione non dobbiamo leggere il sorgente, e con gzip, essendo che essenzialmente sono file di testo, abbiamo un grosso vantaggio per quanto riguarda le dimensioni finali del file scaricato. Inoltre, si dovrebbero ottimizzare le immagini, soprattutto certi formati come ad esempio le PNG, per esempio, portano con sé sempre dei dati in più che vengono inseriti dai vari programmi con i quali creiamo le immagini e che possono essere tolte perché in produzione non servono. Allo stesso modo le JPEG, cioè posso anche lavorare sulle JPEG diminuendo la qualità con cui io salvo questi file. Inoltre, un'altra tecnica che viene usata è quella di utilizzare degli sprite CSS. Ci sono al momento, non è più considerata una cosa obbligatoria, anche perché grazie a CSS3 tanti casi di uso di sprite CSS che erano tendenzialmente degli enormi fogli con tutti i pezzettini di un'interfaccia, bottoni arrotondati e via dicendo, adesso diciamo
non sono più necessari perché c'è già CSS3, RAM del core, eccetera. Però comunque ci dà la possibilità di diminuire il numero di immaginette, per esempio per delle icone che utilizziamo, per caricare un unico foglio. E in questo modo riduciamo le richieste HTTP. Naturalmente vediamo che comunque cioè, tutte queste operazioni, se le faccio a mano, sono abbastanza, cioè, portano via un bel po' di tempo, portano via. Quindi dobbiamo andare a vedere un po' che cosa possiamo utilizzare diciamo, per ottimizzare il front-end senza perdere troppo tempo. Perché? Perché comunque questa disciplina di ottimizzazione viene considerata adesso diciamo una disciplina quasi a sé. Alex Sexton, in un articolo di Smashing Magazine, parla espressamente di front-end ops. Cioè, quindi una persona che in grossi team è dedicata a gestire tutte queste casistiche e a gestire quindi come vengono servite, come vengono ottimizzate, come viene pacchettizzata tutta la parte front-end di un'applicazione. E quindi, diciamo, è una cosa che va al di là del puro front-end, perché spesso sono operazioni che vengono fatte magari ci si intende un po' più di bash o si intende di lato server magari, perché comunque tante cose sono proprio legate a un sistema di deploy. Come abbiamo detto, è importante lo strumento che uso. Cos'è che mi offre ora come ora il mercato? Beh, diciamo che per molto tempo lo strumento più diffuso per quanto riguarda il build delle risorse front-end e per quanto riguarda, che diciamo è ancora abbastanza usato, è il tasto F5. Però naturalmente se il tuo processo di build è il tasto F5, secondo me c'è qualche problema. Quali sono i veri tool che possiamo utilizzare? Beh, diciamo quello più classico è Apache Hunt. Quali sono però i problemi di Apache Hunt? Anzitutto che richiede Java, dove è Java installato. Tutti i plugin sono scritti in Java e anche qui devo conoscere Java. E inoltre un file di configurazione in XML, che è la cosa più verbosa che possa esistere. L'altro tool è Capistrano, che diciamo è il tool che ora come ora, come strumento di build, ha la maggior visibilità, e però anche in questo caso richiede Ruby. Tutti i plugin sono scritti in Ruby, quindi vuol dire che devo conoscere Ruby, e comunque alla fine sì, Ruby è bello, è un bel linguaggio, però non è così facile da utilizzare. E infine abbiamo Thing. Anche per Thing, come per gli altri sistemi di build, abbiamo un problema: chiede PHP, non è detto che un frontend conosca PHP, i plugin a loro volta sono scritti in PHP. E come per altro abbiamo un verbosissimo file XML di configurazione. Quindi vediamo che se guardiamo a questi tool non c'è una vera risorsa. Inoltre, una cosa bella è che Thing ha sì un task per modificare i JavaScript, però JSmin non è più sviluppato dal 2011. Come posso sapere io se veramente è al passo con quello per il JavaScript, perché il minifico è veramente adatto per l'ultima versione di Chrome, l'ultima versione addirittura di Internet Explorer. Usa JSLint per verificare se il mio codice è stato scritto bene, però JSLint forse lo usa solo da Scopford ormai, perché lo standard de facto è JSSynth. E per quanto riguarda l'ottimizzazione degli asset, in realtà non c'è nulla, quindi anche l'ottimizzazione di immagini e via dicendo, non è niente. E qui che entra in campo Grunt. Grunt è un task runner scritto in JavaScript, quindi pane quotidiano per un front-end. È stato creato da Ben Hartman nel 2012 e
è stato creato proprio perché Ben Harmon era stufo di dover avere a che fare con Ant, Thing, Makefile e via dicendo. Inoltre, diciamo che in questi 2 anni è diventato uno dei progetti più, diciamo, più seguiti nel mondo del front-end. Ha 39 contributori e su GitHub ha più di 7.300 stelle, quindi diciamo è abbastanza seguito, è diventato ormai, se vuoi definirlo quasi uno standard de facto. Quali sono i suoi vantaggi? Anzitutto è scritto in Node.js, quindi appunto si utilizza. È installabile come modulo NPM, quindi molto semplicemente. La configurazione è in formato JSON, è un formato di file diffusissimo, conosciutissimo e molto sintetico. È estendibile con moduli JavaScript, quindi non devo più avere a che fare con altri linguaggi, tendenzialmente lato server, se voglio aggiungere una funzionalità. Inoltre ci sono più di 2000 plugin, quindi alla fin fine, bene o male, qualsiasi cosa io voglia fare ha un suo plugin. Per dimostrare comunque quanto sia già diffuso comunque Grant, ci sono già alcuni progetti abbastanza importanti che lo utilizzano. Adobe Bracket, che è un editor sviluppato da Adobe, tutto scritto in CSS, JavaScript e HTML. jQuery utilizza come tool di build Twitter, Twitter e Bootstrap, per esempio. Modernizer, che è una, diciamo, delle librerie che ormai troviamo quasi in tutti i siti. Tutti i progetti GitHub di Opera, il processo di build di WordPress e anche Ghost, che è, diciamo, questa nuova piattaforma di blogging scritta in Node. Vediamo una piccola introduzione a livello tecnico di come si può installare e utilizzare Grant. Anzitutto installiamo il runtime, quindi il tool da riga di comando, attraverso npm install, NodeJ, che lo installa globalmente per tutto il sistema, .cli. Quindi vado dentro al mio progetto e creo, attraverso npm init, un package JSON. È un classico file che si trova in tutti i progetti di tipo Node e che serve a descrivere essenzialmente il progetto. Quello che nel mondo PHP è il composer JSON di Composer e per esempio nel mondo Ruby c'è per esempio il gemfile che è abbastanza simile, che descrive per esempio le gemme che possono essere, che devono essere caricate nel progetto. Come terzo punto, come terzo passo, installo le librerie di base di Groot con il save dev che vedremo dopo cosa fa. A questo punto posso passare a installare dei plugin. Ne installo due in questo mio esempio. Installo un concat che serve per concatenare dei file e infine il plugin per apiavify che serve per minificare file. Il mio package JSON risulterà essere più o meno così. Vedo che ho una chiave dev dependencies in cui vengono listate i plugin e le versioni relative. Quindi in questo modo io non devo necessariamente condividere con gli altri sviluppatori i plugin che ho scaricato, ma mi basta mandargli questo e dopo mandargli questo file, questo package JSON, e loro potranno scaricarsi le mie stesse dipendenze. Nel mio progettino di esempio, quello qua con un demo, vediamo la struttura delle cartelle. Andrò a editare il file dentro la cartella src e fare in modo che il file dei dati, diciamo, finiscano dentro la cartella list. Come potete vedere, ho questo Groot file. Il Groot file è il file in cui vengono caricati e configurati tutti i task installati.
essenzialmente il build XML di Ant e di Fing. Andiamo a vederlo. Questo è un esempio, è quello relativo a questo piccolo progettino. Andiamo a vedere un po' più nel dettaglio. Anzitutto ho questa chiave pkg dove vado a leggere direttamente il file package.json e salvo il suo contenuto dentro questa chiave pkg che potrò riusare in tutti gli altri task. Definisco poi e configuro il task per concatenare i file. In questo caso il target dist prenderà in input i miei tre file JavaScript, quindi il base, il modules, l'application.js, e mi sputerà fuori dentro dist application.js. Vado poi a definire il task aggregate, sempre con delle opzioni aggiuntive e con un target per il dist. Vediamo qua che ci sono alcune cose particolari. Per esempio, ho alcuni commenti. Questo commento, questo banner che è il file che verrà messo all'inizio e in cui io posso mettere il nome del progetto, il copyright e via dicendo, viene generato dinamicamente. Vado a prendere package name, che è la chiave che dentro JSON package, e poi genero dinamicamente, attraverso una funzione di grant, il giorno, il mese e l'anno. Quindi questi file saranno sempre aggiornati, non devo metterci mano. Inoltre, vediamo che in questo formato di definire sorgente e destinazione, io definisco la sorgente come concatDistTest e quindi come quel file là, definito dentro al task concat. Mentre la destinazione sarà dist JavaScript application.min.js. Questo vuol dire che semplicemente dentro dist mi ritroverò sia il mio file, diciamo solo concatenato, sia il file minificato. Naturalmente dentro HTML dovrò caricare il punto min.js. Andiamo avanti, qui carico i vari due plugin che ho installato, quindi Agrify e Concat. Infine, in questo modo, registro un task che mi lancia altri due task. In questo caso è il task di default, che sarà quello che verrà lanciato se non indico niente da grant e lo lancio solamente con grant. Quindi farà prima il concat e poi l'agrify. Ecco qui l'output del mio comando. Quello che vedrò sarà questo, che mi crea in JavaScript application.min.js. E questo è quanto per quanto riguarda l'introduzione a Grant. Però, naturalmente, voi mi potete dire, sì, vabbè, hai concatenato dei file, dei file JavaScript, li hai minificati, ma fino a che punto posso spingermi con Grant? Cosa posso realmente fare? E allora andiamo a vedere un paio di progetti che sono basati su Grant. Il primo è il Grant Email Boilerplate, che è un mio progetto personale, che essenzialmente dà un boilerplate, quindi un template di base iniziale e una struttura delle cartelle per generare delle email in HTML ottimizzate per essere inviate come newsletter o come DEM, ad esempio. Questo perché ci sono, diciamo, una serie di cose che vanno fatte quando si creano delle newsletter di questo tipo, bisogna basarsi sulle tabelle, i CSS devono essere per forza in linea perché sennò tante web mail e tanti client di mail tolgono riferimenti a tag style o a CSS esterni. Naturalmente devo ottimizzare molto anche le immagini, devo ottimizzare. Cos'è che offre questo progetto? Anzitutto offre la compilazione con Sass e Compass, quindi posso scrivere il mio CSS comodamente con Sass, utilizzando volendo anche Compass, e poi mi verranno trasformati tutti in CSS. Posso utilizzare anche le immagini, quindi ci sarà sempre, come dicevamo inizialmente, questo processo di ottimizzazione, di riduzione del peso. Posso usare anche un template avanzato con IJS, che è un modulo
in Node, che dà la possibilità di, ad esempio, fare degli if all'interno del codice, oppure di includere, fare dei partial, quindi includere pezzi, altri file, e quindi soprattutto per quanto riguarda un'email in HTML che sono enormi, tabelle innestate, poterlo separare in tanti pezzettini può essere molto comodo. E tutto questo senza dover quindi basare o appoggiare su un linguaggio server-side, quindi non mi serve né Ruby né nient'altro, perché è essenzialmente tutto Node. Inoltre posso inserire il CSS in linea con premailer, quindi appunto io scriverò HTML e CSS separato e sarà premailer a mettermi tutto il CSS in linea dentro l'attributo style. Andiamo avanti, l'altra cosa che ho, che è molto interessante, è un server statico locale, quindi non devo avere un virtual host, un piccolo server locale che mi fa visualizzare le preview. E all'interno di questo piccolo server statico ho anche la ricompilazione, il library load e il salvataggio, quindi io quando salvo i miei file ho un task in watch che va a rilanciare una serie di task e me li ricrea senza doverlo ogni volta lanciare da riga di comando. Inoltre ho anche il library load, non devo neanche più fare F5 perché appena tutti i task si sono conclusi, la pagina di mail viene ricaricata. Infine, un'altra feature è quella di poter inviare delle email di testo senza dover avere appunto anche qua script lato server che si interfacciano con il mio server PHP e che mi mandano un'email. È già tutto da riga di comando, basta lanciare una riga di comando, un comando da riga di comando. Naturalmente, come dovete aver visto, che comunque sia Sassy Compass e Premailer sono delle gemme in Ruby. La scelta in questo caso è stata perché comunque sono, diciamo, sono degli strumenti, diciamo, abbastanza stabili e comunque molto usati da tanti sviluppatori. In realtà, per esempio, Sass e Compass potrebbero benissimo essere sostituiti o con Less, con Stylus, e Premailer potrebbe essere sostituito con Juice CSS. Ci sono gli altri progetti paralleli che hanno usato questi due moduli in NPM per staccarsi completamente da altri tipi di linguaggio. Il secondo progetto invece è un progetto interno, che è un boilerplate, quindi sempre un template, un progetto starter, per realizzare siti statici essenzialmente. Ma sito statico di per sé vuol dire anche realizzare uno smontaggio in HTML e CSS, che poi possa essere reso dinamico. In questo caso, quali sono i plugin che ho utilizzato e le feature che ci dà questo progetto? Bene o male, abbiamo sempre il supporto a Sass Compass. Abbiamo un supporto nativo Bootstrap SAS, ottimizzazione e modificazione di CSS e di JS, ottimizzazione delle immagini, sempre in template con il JS, quindi non devo andare a ripetere, anche se sto lavorando in statico, quindi in HTML, non devo andare a ripetere mille liste se sto facendo un menu, infine basterà fare un for, per esempio. Ho il supporto Markdown, quindi se devo inserire un testo, dummy, per esempio, lo posso scrivere in Markdown e farlo processare dal sistema. Quindi è molto più semplice, bisogna scrivere di nuovo nuovamente tutti i tag e via dicendo. Inoltre, posso usare delle fixture attraverso dei file JSON. In questo modo posso, per esempio, mettere i video di YouTube, per esempio. Oppure posso mettere una lista di link, per esempio da poter rendere all'interno di un menu. Inoltre ho anche la possibilità di fare del wrapping sui file name dei vari. Questo cosa vuol dire? Che quando vado in produzione prendo il nome del file e prendo il file. Da questo file genero un codice, una revisione, un numero di revisione, una 25, quello che voglio, e lo vado a mettere prima dell'estensione. In questo modo,
Cosa vado a risolvere? Vado a risolvere il fatto che se uso far future expire e gli dico che log.jpg deve rimanere in cache, può rimanere in cache per un anno, se io vado a cambiare il logo, il browser non lo ricaricherà, perché se lo trova dentro la cache dice perfetto, anche se da parte mia sul server è cambiato, sul browser non viene rilevata questa modifica. Invece in questo modo io cambio il nome del file, quindi forzo il browser a riscaricarlo. È un'attività che fatta a mano è un'attività abbastanza gravosa. Fatta invece in questo modo viene fatta in automatico. Anche perché un'altra feature che ho è quella di poter sostituire dinamicamente i tag script e i tag link in base all'ambiente. Quindi io posso dire che nell'ambiente di produzione il tag link che linka al mio application.css deve essere sostituito con l'application.css minificato e col suo numero di revisione. Allo stesso modo posso dire che un gruppo di script, che sono essenzialmente la mia applicazione con controller, model, view, quello che voglio, devono essere in produzione e devono essere sostituiti con application.min.js con il suo numero di versione. E quindi è un unico file, sempre per ridurre il numero delle richieste HTTP. Un'altra feature che è disponibile è quella dell'analisi del build custom di Modernizer. Questo vuol dire che io posso caricare il Modernizer per fare feature detection, per capire se per esempio il device su cui viene visualizzato il sito supporta il touch oppure supporta il border radius. Lo posso fare con Modernizer caricando una versione di sviluppo che mi verifica tutto, mi verifica, e che comunque quindi è molto più grande e molto più pesante. Poi in produzione gli dico, fammi vedere questi file, fammi vedere dentro il CSS, per esempio dentro il JavaScript, e vedi quando è che uso effettivamente Modernizer. Fammi un build custom con solo quel test che io faccio. In questo modo ottimizzo molto anche questa parte. Eh sì. Un'altra feature è quella della generazione automatica di style guide. Praticamente style guide è diciamo una guida in cui io posso entrare e vedere per esempio come viene reso il bottone, che HTML devo utilizzare per vedere un bottone fatto bene, quello che per esempio c'è nella documentazione di Bootstrap, ad esempio. Fare una cosa così manualmente è molto pesante, cioè comunque è un lavoro non da poco, perché lo posso fare inizialmente, ma poi vuol dire che lo devo mantenere, anche aggiornato lo devo mantenere. Invece, attraverso questa soluzione, lo scrivo all'interno dei commenti del mio CSS, questo vuol dire naturalmente che devo commentare il mio CSS di file sorgente, e comunque in questo modo sono utili per me, sviluppatore, che posso vedermi come può venire fuori un button. Lo vedo anche nel sorgente, perché nell'intestazione nei vari blocchi del CSS, del SAS, per esempio, vedo il markup di base che posso utilizzare. Un altro feature sempre serve statico locale, abbiamo nuovamente la compilazione live reload, in più ho un deploy di base, diciamo, con rsync, quello che fa adesso bene o male rdisk. Inoltre ho la possibilità di rilanciare un server Wiener per fare debug su mobile. Spero tutti che, per esempio, Chrome su mobile adesso mi dà la possibilità, facendo da Chrome a Chrome, di potermi collegare, fare debug, utilizzare la DevTool per, invece che visualizzare e editare, debuggare la mia pagina su Chrome, sul mio computer, per vedere quella sul dispositivo su cui sto navigando. E lo stesso penso si può fare sicuramente con Opera, non sono sicuro su Safari. Sì, ok. Con Winery, diciamo, posso andare cross platform e cross browser. È diciamo indipendente dal browser che sto utilizzando e dal mio device. Quindi posso farlo anche su device non supportati, posso farlo sulla vecchia versione di Maemo se voglio, oppure sul Kindle. Questo è tutto. Se avete domande. Domande. Io un po'. È molto interessante.
che dici, però è molto focalizzato sul front-end, quindi sulla catena di statica, in linea di massima, non sulla catena dinamico. Se posso andare dietro di una slide, praticamente tutta la colonna di destra sono feature che vanno benissimo per la pagina statica, ma forse tutto il resto non le può utilizzare una pagina dinamica. I tag scritti e link sono generati dinamicamente, quindi non puoi andare a sostituire perché sono generati dal codice Ruby, PHP o Java. Il server locale non ti serve perché gira già da un'altra parte. Il deploy remoto non ti serve perché è un altro sistema di deploy. E la ricompilazione live è lo stesso motivo, tu sei agganciato a un server che genera la pagina dinamicamente, quindi non riesci a trarne vantaggio. Quindi, secondo me, quello che ti porti a casa è l'utilizzazione del link, insomma, che puoi utilizzare indipendentemente dal tipo di prodotto che stai costruendo in ambito statico, è l'utilizzazione delle immagini, che non si fa quasi mai, o se la fai per richiesta esplicita, andando su siti che ti fanno la modificazione, ma è un'operazione manuale. La modificazione CSS e JavaScript, se non è già contemplata in alcuni prodotti, che sono effettivamente fanno guadagnare del tempo. Quello che pensavo magari potesse essere affrontato è, come dicevi, la grossa parte del tempo è spesa dal front-end e qui ci siamo concentrati sulle richieste che sono effettuate al server, quindi all'inizio delle richieste HTTP, all'inizio della banda modificando gli oggetti e comprimendoli. Però il grosso del lavoro è fatto in browser per l'elaborazione. Quindi se anche io modifico un CSS o modifico un JavaScript, poi se l'attività di calcolo è pesante, è pesante lo stesso. Non ho risolto il problema. In parte però lo risolve rispetto, diciamo, alla maggior parte dei siti web, in realtà modificando e diminuendo le richieste HTTP. Comunque una buona parte della parte di ottimizzazione del file JavaScript e CSS ce l'hai, nel caso lì ce l'hai, anche perché tenendo conto che per esempio quando vai a minificare il CSS non è semplicemente togliere gli a capo e gli spazi, cioè come per esempio fa Compass in modalità di produzione, comunque attraverso questo plugin che è CSSMink, che è una libreria per Node, vado anche a revisionare un po' il codice, quindi a trasformarlo, per esempio creare short end, quando posso usare short end, a diminuire, quindi ottimizzo in quel senso anche il mio risultato. E poi comunque tieni conto che per quanto riguarda la modificazione del JavaScript, aiuta anche con Amplify, è anche abbastanza performante per quanto riguarda poi l'esecuzione. Perché c'è anche una novità di questo tipo. Poi ci sono comunque c'è tante cose, perché per esempio c'è da tenere conto che ad esempio un tag script in più, il tag script è bloccante, quindi vuol dire che comunque io lo metto, se lo metto soprattutto prima della fine del body, se lo metto nell'head per esempio, quando carico la HTML si blocca e cerca di caricarlo, e finché non l'ha caricato non va avanti. Quindi se ne metto tanti, allora comunque non è una cosa da poco fare delle ottimizzazioni di questo tipo. In definitiva però da solo non può essere un strumento di deploy che sostituisce Capistrano o Fink o Anta o qualsiasi altro, lo completa insieme. Sì, ma infatti insieme. Diciamo che per quanto riguarda i progetti statici, che non sono pochi, perché nella scorsa ne ho fatti di progetti statici, però perché comunque se tu prendi dalla landing page alla web app, single page app, alla fine bisogna farci di un server, qualcosa da un server. Non mi serve. La classica applicazione mobile non ha un vantaggio da utilizzare una tecnologia lato server, ma per esempio ha molto vantaggio da utilizzare cose per esempio come Revit, come Modernizer e via dicendo. Naturalmente la questione qual è? È che questo è dedicato all'utilizzo come server, progetto per progetti in HTML statico. Puoi decidere di usare alcune cose o meno, perché per esempio se io devo iniziare
con lo smontaggio, non è detto che ho già il virtual host, che voglio fare il virtual host, allora intanto vado con il server locale, utilizzo il rapid loading, che è molto più comodo per fare F5 e via dicendo. Ma non ti serve la vinificazione e non ti Non mi serve serve la vinificazione, per una esempio. compressione perché sei in sviluppo e quindi diventa tutto aperto. Però Per esempio, come esatto. strumento per il Come front-end. strumento per il front-end è molto vantaggioso. Poi ci sono alcune cose, per esempio, per quanto riguarda l'asset rendering. Adesso, naturalmente, io non prendo in considerazione cose come può essere Raise, che ha l'asset pipeline, via dicendo, come abbiamo usato in Symfony, per esempio, che è una cosa che ha delle strutture simili. Naturalmente, in quel caso lì, si può differire al sistema, diciamo, di deploy in generale alla parte lato server. Anche se io ho sempre i miei dubbi su questa cosa, perché secondo me, dal mio punto di vista, è che il front-end va al front-end e il back-end va al back-end. C'è una tavola di nessuno in mezzo che va coperta da qualcuno. Ma in realtà, per esempio, alla fine, cioè, perché dovresti pensare che in un controller devi caricare il file, per esempio il jQuery Cycle, perché solamente in quella vista lì hai una galleria, quando stai in questo modo introducendo una richiesta HTTP in più. Cioè, non è detto che non caricarlo sempre sia un problema. Se Cioè, poi se ci non sta, caricarlo certo. sempre sia vantaggioso, può essere anche un problema, perché comunque è una richiesta in più che io inserisco. E in più vado anche a sbarbagliare degli altri script in giro per il codice di HTTP. Per esempio, una soluzione che ho usato è, per esempio, per quanto riguarda il wrapping, c'è la possibilità anche di salvarlo all'interno di un file JSON, in cui ho il nome del mio file originale e quello con il codice di revisione. Quindi io quel file lì potrei, per esempio, leggermelo quando tiro su l'applicazione e quando con un metodo PHP, ad esempio, gli dico get asset, fammi prendere quest'asset senza revisione, e lui, se trova quella revisionata, me la serve. Non sto andando a fare un file exist per ogni cosa, perché carico semplicemente un file all'inizio. Tutti i file che vengono caricati, per esempio, dal tender, non penso sia un grosso problema. Cioè, naturalmente, cioè, comunque la cosa è, secondo me, se lo vedo come un sistema attraverso il quale posso, diciamo, darmi delle chance in più di ottimizzare diciamo, la parte front-end di un sito, soprattutto in casi in cui non ho grosse alternative, come per esempio Flink, perché in Flink non ho grosse alternative. Per quanto riguarda, ad esempio, Capistrano, in realtà Capistrano si basa su avidfile.js, si basa per la vinificazione, quindi comunque ti serve Node sotto alla fine, lo fa poco, ci può fare. Comunque qualche tipo di port, comunque alla fine usa quello, usa. Quindi comunque, diciamo, non è una cosa che lui dice usa solo e semplicemente questo lo posso usare solamente per quei progetti in cui non ho un dato server, poi il dato server può essere semplicemente un servizio, in cui un servizio resta, a cui io mi appoggio per scaricare i dati. Però alcune di queste cose qua le posso utilizzare in maniera abbastanza utile anche in progetti ibridi sulle tecnologie. Posso utilizzare appunto il templating per semplificarmi alcune attività. Voglio vedere che viene fuori una lista di news e invece di dover fare, quando faccio lo smontaggio, fare 5 article, faccio un for, che non mi faccio venire fuori, e dopo, naturalmente, quando nel compilato, comunque da qualche parte c'è un compilato che non è un compilato di produzione, ma un compilato di sviluppo, io mi vedo il mio HTML puro, semplice. neanche per la prospettazione può essere Ad esempio, sì, può essere utile. utile anche per la prospettazione, potrebbe essere utile. E diciamo, sono una serie di utili, comunque, anche e tenendolo sempre, secondo me, nell'ottica di cercare di separare un po' il momento dello smontaggio iniziale, almeno dal momento in cui inizio a lavorare lato server. Perché se no mi ritrovo sempre a dire, ok, adesso inizio a smontare questo pezzo, mi faccio l'HTML, poi faccio il CSS, poi vado
lato server, mi faccio il controller, mi faccio la view, vado nel database, aggiungo robe, poi ritorno nell'HTML, nel CSS, eccetera, cioè faccio tutto praticamente, divento matto perché essenzialmente perdo il focus su quello che sto facendo. Invece in questo modo riesco a lavorare un po' più a lei, naturalmente ho la possibilità di continuare ad agire per ottimizzare man mano che da una parte e dall'altra va avanti il progetto. Che costo di apprendimento potrebbe avere per arrivare a un livello molto semplice? Perché diciamo, per quanto riguarda il server side medio, una volta che qualcuno gli ha già fatto lo skin, a lui serve solo capire come automatizzare i processi di deploy, la modificazione, Ma in la realtà, compressione e agganciarla all'ambiente. secondo me, diciamo che una volta che diciamo, vediamo qua nello static boilerplate, ci sono dei file di configurazione classici, dei properties di Angular, in cui tu configuri le cartelle del tuo progetto, quindi volendo si fa lo smontaggio, poi già configurato, preconfigurato, comunque se no sono delle cartelle JSON, cioè ci sono delle proprietà di JSON per modificare. Cioè, naturalmente deve esserci chi da parte, secondo me, front-end, chi preconfeziona la parte di front-end. Diciamo che, abbiamo visto comunque gli esempi, per configurarlo non è che serva No, una ma anche grande competenza, in realtà, basta imparare, insomma, cioè, secondo me è un po', no, cioè, secondo me, ce l'ho meglio per lui. no, vabbè, io lo trovo molto più semplice, ad Ok, esempio, di qualcosa Angular. imparare, Molto cioè, più quindi no, semplice non come sintassi, perché naturalmente non ho, se voglio fare un end, devo mettere un tag end e innestare dentro le cose, cioè ogni volta andare a vedere perché cioè, non trovo molto. programmi Eh sì, infatti. Comunque io l'ho usato con lui un progetto in una mezza giornata, abbiamo messo in piedi il sistema di minificazione di c'era lui ovviamente insieme, però Lui. c'è supporto per lui nelle minicole. Sì, beh, funziona anche su Windows, funziona. Naturalmente, diciamo, gli plugin, quelli più diffusi, hanno tutti il supporto per Windows. Per esempio, quelli che abbiamo visto, i Contrib, sono fatti direttamente dal team di Grant e hanno sempre generalmente supporto per Windows. Naturalmente alcuni no, perché alcuni si basano su comandi che stanno solo su Unix, naturalmente può essere difficile che ce l'hai su Windows, però per esempio io generalmente lo uso sulla macchina virtuale Ubuntu, non funziona. Ti faccio un'ultima domanda di curiosità, ma perché i container alla fine sono dati dalla linea di comando? Sembra un contrasto quasi. Perché la questione, secondo me, è sempre quella, che fino a che fino a un certo periodo, il front-end era un'attività collaterale del web, cioè era metti le tabelle, fai il CSS, aggiungimi appunto il tag link per fare le cose, esatto, cioè poi è iniziato a diventare qualcosa di più serio, soprattutto a partire dalla morte di Flash, è iniziato a diventare qualcosa di molto più serio, dove fare applicazioni, potevi fare solo in HTML5 e via dicendo. Quindi si è iniziato a sentire, cioè, perché da una parte è diventato molto più complessa la parte di front-end, quindi è saltato molto più all'occhio che c'erano dei problemi, che non si poteva continuare a lavorare in questo modo. E quindi la gente ha iniziato a dire che bisogna trovare una soluzione, e purtroppo la maggior parte delle soluzioni richiedevano o degli altri linguaggi o riconoscere la bash o via dicendo, quindi alla fine ci siamo decisi a trovare una nostra soluzione. In realtà diciamo che per esempio ultimamente è diventato famoso un altro progetto, si chiama Dartbulb, che ha un altro punto di vista. Perché quello che dico di Grant è che è tutta una configurazione, un file di configurazione. Se io voglio farci qualcosa in mezzo, se io voglio scrivere del codice, fare delle cose su una cosa, su un file per cui non c'è un plugin, devo fare un plugin e via dicendo. Invece io voglio qualcosa di più simile a uno script. Make un file, una cosa, un script di bash per esempio, per il e quindi Gulp fa questo. Diciamo in realtà fa vantaggi e svantaggi anche quello, perché
naturalmente vuol dire che devi scrivere tantissimo codice per far tutto, e soprattutto è molto veloce perché si basa sugli stream di Node, quindi è molto veloce a compilare, però devi capire veramente cosa fanno gli stream di Node, perché mentre Grunt prende Node, gli toglie la parte di asincrona, quindi lo rende un po' più lento, però tutti i task sono sincroni, vengono fatti uno dopo l'altro, quindi è, per tutti i programmatori tendenzialmente è abbastanza semplice. Tu vai a prendere invece stream e aggiungi parti asincrone dentro uno script, non è di sapere bene cosa fare, questo è il punto di salto. Grazie. Le patatine? Mi dispiace. Quando spegno la registrazione? Niente, grazie della presentazione. Grazie a voi della partecipazione. Adesso il prossimo passo, Ma ho fatto una domanda fuori dall'argomento, ma un gruppo di fronte stai pensando a Sassain e sta pensando di portarsi adesso, visto che c'è una pletora di ragazzi adesso? Non lo so. Visto che anche Grunt è fatto in JavaScript, e quindi l'esso come se proprio la naturale. Adesso che quel film non più necessario, sì, passeremo a... Quindi è stato lui il maledetto che ha introdotto... Lui bootstrap e SAS. No, io l'unica riserva che ho sempre su SAS, con sintassi SAS, è che può diventare un po' difficile da gestire. Cioè, perché non potendo andare a capo con le liste, per esempio, mi trovo liste lunghe così, non posso trovare... non so se forse con la nuova versione, forse si riesce a fare qualcosa in più con la, 3.3, però comunque quello può essere un problema se non scrivo bene il JavaScript, il CSS, il SAS, e trovo comunque un'impostazione di questo tipo che è mortale dopo un po' se non ho gli spazi. Quindi quella è l'unica, diciamo, piccola riserva che ho, e che quindi può, in un certo senso, e che per chi si approccia può essere un po' più difficile capire come funziona, sì, come non naturale rispetto al CSS, da cui si parte. Però in realtà una volta che ti abitui a lavorare con SAS, c'è certo fatica, scrivo il selettore e faccio il mio. Io personalmente li ho visti poco entrambi, però non ho notato grosse differenze, forse perché li ho visti quindi volevo capire quale ultime versioni. Esatto, con l'ultima versione, sia di SAS che di LESS, non ci sono grosse modifiche, grosse differenze a livello di feature comunque. Non ci sono grosse differenze. Hai vantaggi e svantaggi. Ciao, ciao a tutti, grazie. Ciao, ciao. In LESS. Hai, dicevo, hai lo scope delle variabili, quindi mentre in SAS ogni variabile che creo è sempre globale. In SAS il grosso vantaggio che hai è semplicemente Compass, perché alla fine non c'è niente di paragonabile in LESS, perché a parte Bootstrap, per esempio, infatti. Beh, ancora le chiavi? Sì, da ieri. Ti vedi tu allora... Certo. Ciao. Ciao. Bootstrap è fatto in LESS, no? Adesso è strato. No, Sastro, Compass. Però sì, Bootstrap è fatto in LESS. Sì, Bootstrap è fatto in LESS. In effetti, se tu lo vai a vedere, dentro il mixing di Bootstrap, ci sono tante cose che in realtà le trovi anche in Compass. Cioè, è, diciamo, volendo potresti usarlo anche come un framework. Senza usare tutte le sue robe, sì, perché hai il sync a fare i gradienti e di quello che fanno, ad esempio, con Joomla. Joomla ha lanciato Bootstrap e rilascia gli insorgenti LESS, cioè nella parte back-end, e quindi tu puoi anche questo del tema agganciandoti ai LESS di Bootstrap, quindi diciamo anche più veloce la scrittura. Perché personalmente mi sono fatto l'idea che se dovessi scommettere in futuro chi vincerà, secondo me vince LESS, perché è fatta in JavaScript, il contender non si sta da Ruby. Lo so, però non so, dipende, perché per esempio invece un progetto basato su Grunt e Yeoman, che ha il supporto di Google, di Google
include la DevTool di Google, di default nel suo web app ti chiede se vuoi installare questo SaaS. Cioè, secondo me è ancora un po' qua in questo senso. Vince il più forte. Sì, non so. No, perché spesso vince non il più forte, non il migliore, vince quello che riesce a essere distribuito di più. Sì. E vedi WordPress. Vedi WordPress. Non è grande ragazzo, vedi quello. E quindi il fatto che non ci sia necessità di agganciarsi a un linguaggio che non si conosce, il fatto che possano essere fatte delle porcate tipo che passo il lesso al browser e gli dico anche un compilarlo al volo e creo un sito buon in installo, per capirsi tra me e te. L'esperienza che abbiamo avuto. Speriamo che non guardi il show. È un caso, non è mica denigrante, è un caso, nel senso ci sono sviluppatori che tranquillamente in un sito di produzione non hanno difficoltà a passare al browser un file less con le condizioni di compilazione sul browser quanti problemi. Quindi questo lo facilita molto nella fase di sviluppo, però crea un mal costume. Sì, ma infatti gli sviluppatori di less hanno ancora tantissimi problemi a evangelizzare la gente nel dire che non dovete fare così, non funziona così. E compilarli, cioè con il armato, appunto con il reload e dicendo non mettete il motore strong, è iniziato così e la gente ci si è buttata. Ma sarà quello il driver della diffusione. Saleranno dal costume. E se no andrà così, perché purtroppo non va così. Cioè io sono un po' pessimista da questo punto di vista. Dopo non vince sempre la qualità con diffusione, ma vince la semplicità e quindi insomma era un modo per dirvi provate a rivedere la vostra scelta di anno in anno per capire se è ancora attuale oppure no. Piacerebbe provare adesso un progetto. Lo riscrivo poi lo scritto. Sì, anche nel modo scritto che poi ci sono anche quelle operazioni per cui uno va a cambiare il sono di bootstrap, ha tagliato altre cose. Sì, infatti non è proprio il massimo. Ok, scusa. No. Io devo andare. Vuoi spaccare? Sì. Cazzo! No, Attacchiamo.